Caso di Milano, eccoci qui ad interrogarci ancora una volta sulle cause e soprattutto su come intercettare segnali di disagio nelle piccole vittime. A questo proposito i dati diffusi da Telefono Azzurro sono tremendi. 5.000 casi di minori vittime di abusi e violenza nel 2015 e nel 3% dei casi gestiti proprio da Telefono Azzurro il responsabile del disagio psicofisico è un insegnante o un educatore. Ecco allora che diventa indispensabile cogliere i segnali verbali e non da parte delle vittime. È importante per esempio notare se ci sono dei cambiamenti per esempio nel sonno, nei cambiamenti delle loro abitudini, magari ci sono bambini che evitano il contatto fisico o che diventano particolarmente aggressivi o che sviluppano nuove paure. Insomma, la medicina è il dialogo, l'ascolto, ma anche riuscire ad intercettare ciò che non viene detto. Tutto questo con il coinvolgimento di professionisti, educatori e famiglie. È importante anche che gli adulti in generale o i genitori possano far riferimento per esempio a esperti, a professionisti. In questo caso per esempio la figura del pediatra ha di estrema importanza per un confronto immediato.